quello che balza sicuramente più all'attenzione degli ascoltatori è quello che riguarda Sant'Angelo. Evi la sta già affrontando, l'ha già affrontata e ha fatto tutto ciò che era di propria competenza, nonostante vi fosse una situazione debitoria, come vi dicevo, che in effetti paralizzava l'attività societaria. E con il collegio sindacale, che noi ringraziamo come consiglio di amministrazione, per il contributo fattivo che dà, che ci ha imposto tutta una serie di prescrizioni per poter procedere con questi lavori, che sono, ripeto, di sostituzione di condotta, e questo è un aspetto molto importante da chiarire, non di riparazione o di manutenzione ordinaria. Evi ha fatto tutto, noi abbiamo deliberato già a fine febbraio, come sapete noi ci siamo dovuti reinsediare con una nuova assemblea perché vi era stato un problema precedente, abbiamo deliberato a fine febbraio chiedendo la compartecipazione alla spesa da parte del comune di Serrara Fontana e io ringrazio il sindaco Irene Iacono per aver accettato di assumere in parte questo impegno richiestoci dal collegio sindacale e imposto dalla situazione contingente. Abbiamo poi demandato agli uffici di procedere con quelli che erano gli affidamenti, gli acquisti dei materiali, la progettazione, perché si tratta di uno stralcio di un più ampio progetto che il Comune di Serrara Fontana ha già messo in programmazione e da tempo e ha anche chiesto come finanziamento sulla sostituzione dell'intera condotta fognaria. Noi siamo chiamati a sostituire un tratto di 200 metri della condotta e lo faremo con un intervento a stralcio, però questo richiedeva necessariamente degli adempimenti, delle tempistiche lunghe, ma Evi ha completato tutto prima di Pasqua. Adesso però c'è un problema: per aprire materialmente il cantiere c'è bisogno che le aziende appaltatrici e subappaltatrici forniscano la documentazione necessaria, richiesta ai fini della sicurezza sul lavoro. Non appena sarà completa questa documentazione, il cantiere sarà aperto e i lavori saranno avviati. Rispetto alla condizione di vetustà della condotta è richiesta una sostituzione che doveva essere fatta già negli anni precedenti. Con una situazione anche di balneazione che già a gennaio io lessi quello che era anche un vostro articolo che riportava i dati ARPAC, purtroppo la classificazione delle acque a Sant'Angelo era classificata come scarsa già a gennaio, dobbiamo intervenire, però sono interventi che non si tratta di sostituire una lampadina, come qualcuno forse pensa, sono interventi molto complessi che richiedono il rispetto di normative e tempistiche stringenti. L'importante è che però siamo pronti. Con Irene abbiamo avuto una frequentazione davvero fitta, nel senso che sarò stato lì in municipio a Serrara almeno 5-6 volte, ci siamo visti in più occasioni, però i rapporti sono ottimi con tutti, anche col sindaco Ferrandino Giossi di Casamicciola, con Giacomo Pascale, con Stani Verde, con Dionigi Quindi Gaudioso. la tensione con Serrara Fontana non c'è. Rapporti ottimi, distesi, c'è una collaborazione eccellente con la dottoressa Iacono, con il vice sindaco Caruso, con tutta la struttura comunale. Naturalmente sono stati mesi di tensione perché il problema lì c'è ed è pressante, è sentito, però insomma c'è un'ottima intesa, quindi assolutamente non vi è alcun problema da parte nostra e neanche da parte del Comune di Serrara Fontana.